Sì ragazzi, ciao a tutti, sono Federico di Boatmaster. Ci trovate, trovate tutti i prodotti da noi rivenduti e utilizzati sul nostro store online che è boatmasters.it. Lì sul nostro sito trovate i prodotti da noi rivenduti come colle per neoprene, colle per PVC, straordinari prodotti, diluenti, neoprene, PVC, loghi per gommoni, loghi sia in PVC che loghi per gommoni. Oggi colgo l'occasione, mi è venuto in mente così di fare questo video. Un cliente ci ha commissionato un logo per un Lomac che sta mettendo a posto, che sta rinnovando, un Lomac tra l'altro di qualche anno fa, quelli tutti neri e arancioni, e ci ha chiesto di rifare i loghi. In realtà i suoi loghi sono in gomma, quindi quelli che facevano una volta stampati e non in neoprene, però noi ovviamente li rifacciamo in neoprene. E niente, quindi ho colto l'occasione, ho detto facciamo un video, così vi rendete conto anche per curiosità o per così comunque interessante vedere come vengono realizzati, anche il lavoro che c'è dietro ai loghi che realizziamo. In un altro video vediamo quelli in PVC adesivi, quelli tagliati in plotter che usiamo per i tender o per scritte minori, quindi noi realizziamo sia quelli intagliati adesivi che quelli in neoprene intagliati al laser. Oggi vediamo uno al laser, poi facciamo un altro video domani o dopodomani su quegli altri, che ne devo fare qualcuno. Faccio una parentesi, non facciamo solo i loghi diciamo del marchio dei gommoni, facciamo anche i loghi personalizzati, quindi delle scritte, ci sono pescatori, dei team di pesca che ci fanno fare il nome con il nome del team, la Croce Rossa, la Protezione Civile, le associazioni sportive, le scuole di vela, non è solo il logo, c'è il nome dei gommoni, uno può fare qualsiasi cosa. Ci sono tante persone che fanno cose anche carine con il pesce, il tonno, l'amo, ce n'è insomma, diciamo tante possibilità, ci vuole solo un po' di fantasia. Allora, oggi vediamo il logo, ecco, quindi anche per farvi capire che a noi servono le misure del logo originale. Parlo di quello originale perché l'originale va tolto dal gommone e rimesso, quindi bisogna farlo leggermente più largo, mezzo centimetro per essere sicuri di coprire bene e non quindi a filo uguale al vecchio. Quindi misure leggermente originali, noi le allarghiamo leggermente per coprire. Vediamo un attimo, adesso ho tirato fuori dei loghi qui che abbiamo fatto in questi giorni, che sono quelli diciamo di marche di gommoni. Qui abbiamo Sax, Cub, Squidium Joker, Marlin, adesso ne ho tirate fuori qualcuno, quelli della Nova Marine, la Stella Nova Marine. Ovviamente si possono fare in tutti i colori come l'originale o a piacimento dalla mazzetta orca, come uno lo vuole farlo, tenerlo uguale all'originale o farlo con i colori suoi, insomma si può fare qualsiasi cosa. Volevo farvi vedere questo, ecco, per chi deve fare dei loghi. Il logo, così abbiamo le idee chiare. I loghi sono costituiti, diciamo, al 99% delle volte da un box esterno, quindi da un contenitore, diciamo, e dalle lettere interne, vedete? Quindi si taglia prima il box esterno e poi si taglia di nuovo un colore per l'interno. Queste sono, diciamo, calzano perfettamente all'interno una con l'altra, e poi noi le prepariamo con lo scotch, questo qui per dire quella della Croce Rossa, gli scocciamo sopra per bloccare, e a casa arrivano già pronti, carteggiati, a casa, in cantiere, dove chi ci ricommissiona, pronti ad attaccarlo al gommone. Una volta attaccati si tira via lo scotch e rimangono giù perfettamente le lettere attaccate al gommone. Facciamo tutto noi questo lavoro, adesso lo vediamo un attimo insieme. Quindi a noi per fare i loghi servono sempre le misure originali, cioè le misure di l'ingombro, che può essere per dire 56x10, poi noi facciamo 57x10,5, per 11, lo allarghiamo leggermente, o a volte invece come nei Nova Marine che siamo obbligati a tenere la misura perché c'è il bottazzo, magari tra i due bottazzi, anche questo qui per dire Clapman, è obbligata la misura perché è contenuto questo qui tra due bottazzi, quindi non si può allargare. A volte ci allarghiamo quando si può, a volte li facciamo qua. Insomma, dipende da caso a caso. Allora, oggi abbiamo da fare, ecco, vedete quello che vi dicevo, questo qui è per un pescatore,
questa è stata una sua idea, poi noi l'abbiamo un po' elaborato, mi piacerebbe con un pesce, l'abbiamo stilizzato, insomma ce la siamo studiata. Allora, andiamo su quello che dobbiamo fare oggi. Parliamo, questo è il plotter che taglia l'adesivo in vinile, quegli adesivi da attaccare. Quelli vanno bene per tender tu, per i tenderini, per lobe minori. Per i gommoni, per il logo originale ci va quello in neoprene. Poi uno può mettere anche questo, però non ci sono neanche i colori, poi è un po' una cosa... Allora, qui, in questo caso, siamo partiti, il ragazzo che ci ha commissionato il logo, siamo partiti da una foto, cioè lui ci ha mandato le foto del gommone, noi non avevamo neanche il file, perché i file per la stampa sono vettoriali, non è la foto, non basta la foto, la macchina non riconosce la fotografia del logo, bisogna vettorializzarla, cioè bisogna dare tutti i contorni, la macchina per tagliare deve riconoscere i contorni, quindi c'è un lavoro immane, a volte sì, a volte no, nel riprodurre il file, vedete questi contorni. Adesso questo è colorato, ecco, alla macchina serve esattamente, adesso tolgo il colore, servono questi tracciati, queste linee, e quindi a volte dobbiamo riprodurli da una fotografia, ci vuole tanto tempo, a volte i file magari ce li troviamo già fatti perché abbiamo già affrontato quel tipo di lavoro. Adesso gli ridiamo il colore, altrimenti non si vede niente. Okay. Quindi a volte ci troviamo a dover sviluppare anche con i programmi, ci vuole anche tanto tempo, tanta pazienza a sviluppare un disegno, un logo, un'immagine, insomma il vettoriale. Poi una volta che abbiamo fatto tutto questo lavoro, diciamo, di grafica, di preparazione del file, ce lo riportiamo nel programma di stampa, in questo caso è un logo inclinato, è un Lomac 2001, e qui ripeto siamo partiti da foto e l'abbiamo riprodotto, qua ci ho perso una giornata a rifare il vettoriale. Allora, adesso noi ovviamente ci siamo tagliati dal rotolo il neoprene, questo l'ho tagliato abbiamo i rotoli di neoprene, tagliamo la striscia che ci serve, questo è il neoprene nero black, classico, in genere noi i loghi arrivano già carteggiati, cerchiamo anche di usare gli NB, cioè i tessuti che sono già carteggiati, quindi pronti all'incollaggio, vanno puliti col diluente e incollati. Allora, adesso andiamo a tagliare il box esterno, che è nero, sarà interno nero e scritta già arancione. Allora, ok. Questo è un taglio, è un laser a CO2.
Allora. Allora, questo taglio, con questo taglio ci siamo ricavati, diciamo, il box, il contenitore per inserire poi le lettere che saranno arancioni. Quindi tutte le lettere andranno buttate. E adesso andiamo a tagliare, questo è il box esterno, andiamo a tagliare le lettere interne. Ok, adesso abbiamo ricavato anche le lettere interne. E andiamo poi a fare, diciamo, il puzzle. Allora, io in genere taglio le lettere interne, gli do un po' più di, cioè in genere, di solito le faccio leggermente più grandi perché il laser comunque qualche decimo, un decimo, diciamo che lo mangia, quindi poi bisogna andare a compensare aumentando le larghezze. E mi compongo tutto il logo. Allora, abbiamo fatto il puzzle qui, abbiamo ricomposto tutte le lettere, box con le sue, box con le sue lettere. Allora, lo puliamo bene con il metilenticchietone, che c'è sia la polvere del laser che anche, diciamo, un po' lo sporco del neoprene, e poi andiamo a scocciarli. Siccome lo scotch, diciamo, deve aderire bene, andiamo a pulire bene le superfici, perché se lo scotch, noi ci teniamo molto, siamo precisi su queste cose, quindi cosa facciamo? Quando dopo mettiamo lo scotch,
lo scotch tiene insieme tutte le lettere, e se le lettere sono, cioè, e se le superfici sono pulite e lo scotch aderisce bene, il logo si incolla poi perfettamente. Le lettere non si muovono, stanno tutte insieme perfette. Comunque poi una volta incollato, quando torniamo a togliere lo scotch, va sempre rifinito con un po' di diluente o acetone o metilcretone, così va data una passata, poi lo scotch un po' va a sporcare. Viene bello pulito rispetto a questo qua. Una volta che abbiamo pulito bene le superfici del logo, andiamo a scocciarlo. Andiamo a pressare per far incastrare bene, 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 bene le lettere. Ok, il logo così è pronto da incollare, cioè è già carteggiato, quindi si presenta sul gommone, si segna, si carteggia, oppure comunque anche se tolgo il vecchio, questo noi, come dicevo prima, lo facciamo leggermente più grande dove si può, e quindi va a coprire tranquillamente il segno vecchio. Una volta che è incollato, stacchiamo lo scotch e andiamo a pressare come si pressa sempre il mio pene, e rimane giù il logo nuovo. Poi faremo un video veloce anche, visto che ormai diciamo questo l'abbiamo visto, anche sulle bandiere, perché anche lì noi facciamo un sacco di bandiere personalizzate, tipo questa, adesso faccio vedere questa qua, tanto per dirne una, adesso questa è una delle tante, vedete, anche con fatte anche un po' così stilizzate, non le classiche, dalle classiche a quelle stilizzate, anche ne abbiamo tante di forme. Ecco, quello che volevo dire, prima volevo dire una cosa, purtroppo adesso metteremo sul sito un po' di loghi tipo l'Unione Europea, quelli della Nova Marine, alcuni loghi che sono sempre gli stesse misure. Non si può fare un catalogo già pronto, perché i loghi in genere sono tutti diversi. Cioè, su un sax può essere 56 una volta, 62, dipende dalle metrature del gommone. Quindi
non si possono fare, non si può fare, avere un catalogo standard fisso con tutti i sax, tutti i Nova Marine, tutti, perché ogni volta varia, cambia le misure, quindi è impossibile. Bisogna sapere la misura e farla di volta in volta. Comunque adesso stiamo aggiornando il sito e metteremo tipo le bandiere, che invece più o meno anche lì le misure sono standard, poi si possono personalizzare, uno deve coprire un taglio, un difetto, mette una bandiera, un logo, insomma, e quindi va fatto di volta in volta. Metteremo un po' di roba come gli anelli che trovate già sul sito, adesso abbiamo fatto anche quelli quadrati, triangolari, insomma troverete un po' di cose in più, però purtroppo i loghi, a parte qualche cagata che gira su internet, che ho visto che dei loghi allucinanti che fanno veramente paura, cioè c'è scritto quello che c'è scritto ma non è né il carattere né lo stile. Non lo so, sono cose che io mi vergognerei anche solo a presentare. Quelli lì ho visto che li vendono in misure standard, ma veramente sono brutti come loghi, non hanno il carattere originale, non mantengono l'originalità, ricordano, diciamo. Quindi i loghi belli, fatti bene, originali, perfetti, belli, vanno fatti di volta in volta, su misura e con la misura. Tanto sia questi dei gommoni che anche quelli personalizzati, scuole di vela, sub... tutti i diving che hanno i loro nomi, noleggi, come facciamo, vanno fatti di volta in volta, tanto il lavoro, insomma, in 2-3 giorni riusciamo a evadere l'ordine. Quindi niente, oggi abbiamo visto questo, poi guardiamo, vedremo le maniglie, le bandiere in un'altra puntata. Va, un grandissimo saluto a tutti e alla prossima, ciao.